Bisogna creare qualche fonte di sussistenza perché nessuno si trovi nella crudele necessità di rubare prima e poi morire. Thomas More, Utopia, 1516. Di Beppe Grillo. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che la disoccupazione globale potrebbe colpire 25 milioni di persone. La crisi del 2008 ha comportato un aumento di 22 milioni di disoccupati. Si prevede una caduta libera delle entrate, un aumento esponenziale della disoccupazione e una riduzione del numero di ore lavorative. Milioni di persone cadranno sotto la soglia della povertà. Milioni di italiani non avranno nei prossimi mesi un'entrata garantita. Se nel 2007 avevamo affrontato una crisi finanziaria che si era propagata all'economia reale, qui siamo di fronte a qualcosa di molto più radicale, una crisi che investe tutti i settori. Le restrizioni agli spostamenti, al commercio e alla vita di tutti i giorni avranno gravi ripercussioni sui mercati delle imprese e sul benessere delle persone. Ci sono interi settori che subiranno le conseguenze di questa crisi fino alla fine dell'anno, forse alcune filiere non si riprenderanno mai o non torneranno più come prima. Potrebbe esserci un rapidissimo cambio del mercato del lavoro. Abbiamo sempre detto che circa il 50% dei posti di lavoro negli anni sarebbero scomparsi per l'automazione e i cambiamenti tecnologici. Quei cambiamenti adesso sono avvenuti non in anni, ma in un solo mese. Con un colpo di tosse. Le curve di contagio purtroppo crescono parallelamente alle curve dell'instabilità economica e all'incertezza sul futuro. La via d'uscita da questa crisi non può essere come quella del 2008, quando si è preferito salvare le banche a discapito del popolo. È arrivato il momento di mettere l'uomo al centro, e non più il mercato del lavoro. Una società evoluta è quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero, creativo, generando al tempo stesso il proprio sviluppo. Per fare ciò, si deve garantire a tutti i cittadini lo stesso livello di partenza. Un reddito di base universale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi, che vada oltre questa emergenza. La teoria economica dovrebbe sviluppare metodi per soddisfare i bisogni umani fondamentali di ognuno di noi. Quando questi bisogni vengono minacciati, allora è il momento di ridefinire tutta la nostra esistenza con un reset totale. Gestire questa crisi non richiede solo affrontare l'emergenza sanitaria, ma anche proteggere economicamente tutta la popolazione. Un reddito di base universale, incondizionato, è la sola panacea al collasso del sistema, all'instabilità che sta uccidendo psicologicamente ed economicamente milioni di famiglie. Sono sicuro che la maggior parte degli economisti, in altri momenti scettici, concorderà sul fatto che l'economia ha bisogno di iniezioni di denaro proprio ora. Quando le economie scivolano in recessione, c'è un effetto moltiplicatore. Le persone perdono il lavoro, spendono meno, l'economia si restringe, il reddito diminuisce, e il denaro letteralmente scompare dalla circolazione. Il reddito universale rilancerebbe l'economia, attenuerebbe l'incidenza della povertà nella popolazione, e le sue terribili conseguenze, e farà sì che coloro che dovranno rientrare nel mercato del lavoro, potranno farlo in condizioni migliori. E c'è già chi nel mondo si sta attivando, dagli Stati Uniti, con la paladina del Green New Deal, Alexandria Ocasio-Cortez, che chiede esplicitamente al governo USA, uno Universal Basic Income. Al Regno Unito, dove viene rilanciata la proposta del reddito di base, così come altri stati annunciano misure di soccorso, come, India, Nuova Zelanda, Hong Kong, Sud Corea e altri. Le fonti principali di finanziamento potrebbero essere varie. Si può andare dalla tassazione delle grandi fortune, dei grandi colossi digitali e tecnologici, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Elon Musk, sono sempre stati a favore del reddito universale. Magari quelle a più alto tasso di automazione, o rivedere le imposte sui redditi da capitale, e sulla proprietà intellettuale. Oppure le cosiddette ecotasse, come il Climate Income, reddito dal clima, con una tassa sui combustibili fossili come carbone, petrolio e gas, o come avviene in Alaska dal 1982 con l'Alaska Permanent Fund, un dividendo del rendimento economico di un capitale pubblico che attinge dalle compagnie fossili. Ogni anno, una parte delle entrate derivanti dal petrolio statale è messa in un fondo.
il governo piuttosto che spendere quel denaro, lo restituisce ai cittadini residenti, bambini compresi, attraverso un dividendo annuale. Come ripeto ormai da anni, non so se posso dirvelo, ma Zuckerberg, Anderson, questa gente della Silicon Valley sta dicendo che l'inserimento di 500.000 robot entro il 2025 porteranno milioni e milioni di disoccupati. Se ci sono milioni di disoccupati, i robot producono, quindi la produttività aumenta, cioè le cose prodotte, i lavori scompaiono perché lavora la macchina. Allora, tutta questa cosa prodotta dai robot, chi la compra? Chi la compra? Una volta era la classe media che comprava. La classe media sta scomparendo perché gli stipendi della classe media si stanno abbassando. Chi aveva 3 appartamenti, 4 case, viveva abbastanza agiatamente, oggi ha solo dei problemi perché gli affitti non si pagano, hai solo le tasse, quindi c'è un problema. Se non inserisci in questo passaggio dall'economia di produzione forte, industriale, a questa economia più leggera, di cognitiva, li chiamano capitalismo cognitivo, questo passaggio epocale, non inserisci violentemente un reddito universale, cazzo, per tutti, non ne esci, ci vuole la gente che compra le cose che facciamo, non c'è più, sta scomparendo in questo momento qua, per piacere è una cosa normale. In Svizzera stanno facendo il referendum a giugno sul reddito universale, noi stiamo tentando da una vita di dire alla sinistra, alla destra, ma vi sembra possibile che abbiamo 9 milioni di famiglie sotto la soglia di povertà, c'è in tutta, l'inizio è un reddito di cittadinanza, ma il sogno è un reddito universale per tutti, mettere al centro l'individuo, togliere il salario, perché il salario dal lavoro sta finendo, il lavoro salariato sta finendo, non c'è più. Infatti ci sono diverse aziende che come benefit danno, anziché premi in moneta, danno il tempo libero. Quindi ci saranno mille sfaccettature di queste cose qua, ma il rapporto deve cambiare il rapporto, metti al centro l'individuo e non il mercato del lavoro. Io ho un reddito, decido io se lavorare, quanto lavorare, come lavorare. Magari non faccio niente, chi lo sa? Magari sono un creativo, magari sono... Allora, come si finanzia questa cosa? Perché tutti... Sai qual è la reazione? Lui non fa un cazzo, io mi faccio il culo e tu gli dai gli soldi senza fare niente. Questa è l'invidia che c'è dentro di noi. Ma la cosa è l'unica soluzione. La finanzi con una... progressivo sviluppo di un sistema fiscale, cioè di togliere tutte le tasse dal lavoro e dal reddito e incuneare questo 50%, è stato calcolato mediamente, progressivo, una tassa sui consumi, cioè alla fine. Vi faccio un piccolo esempio, fatemelo, lo dico nello spettacolo, un piccolo esempio. Allora, la domanda è, chi deve pagare le tasse? Chi fa il pane di notte o chi lo compra al mattino? Vedete che adesso le sinapsi cominciano a dire perché tutti e due, no uno. Allora deve pagare chi compra il pane. Che è così. Quando tu prendi un caffè da 1 euro, in quell'euro lì cosa paghi? Paghi il caffè, la tazzina, il servizio, le tasse, la luce, il caffè l'acqua. Che è arrivato, i trasporti, tutto, quell'euro lì. Allora se tu togli le tasse del lavoro e la tassa sul reddito, la composizione di quel reddito, di quell'euro lì, la composizione dell'euro che paghi, cambia. Paghi il 50% e il prezzo rimane sempre 1 euro, ma il 50% del prezzo diventa una tassa che tu finanzi tutto. Perché non c'è più la tassa sul lavoro, non c'è più la tassa sul reddito. Allora, rapporto datore di lavoro, prestatore d'opera, si mettono d'accordo, io voglio un lavoro, ho già un reddito, posso lavorare. Hanno fatto un'indagine, l'80% di persone hanno detto io farei lo stesso lavoro perché amo il mio lavoro, anche se avessi un reddito farei quel lavoro lì. Un altro 10% ha detto farei quel lavoro lì ma lavorerei di meno, e un altro 10% ha detto non farei niente, sarei creativo, andrei a girare. È la tua vita che metti in centro, ti scegli il lavoro, non sei scelto dal lavoro. Milioni di persone sono convinte ad avere un posto di lavoro, hanno un posto di reddito e fanno qualsiasi tipo di lavoro per sopravvivere, ma non è vita.
Aspetta, lei tutto questo lo dice nello spettacolo. Mi deve abbracciare adesso, mi abbracci. Vuole che l'abbracci? No, mi abbracci, sì. L'abbraccio molto calorosamente. Okay, perfetto. Come ripeto ormai da anni, le soluzioni ci sono, sta a noi la scelta di sederci intorno ad un tavolo per riconvertire la qualità della nostra vita e creare un sistema che formi persone e non lavoratori. La prima guerra mondiale portò milioni di donne nelle fabbriche e diede il via all'emancipazione delle donne, il piano Marshall rilanciò l'economia e il benessere del dopoguerra. L'emergenza che stiamo vivendo potrebbe favorire una svolta epocale, rivoluzionaria, che da molti superficialmente è stata sempre considerata folle e che potrebbe cambiare in meglio il nostro futuro. È giunto il momento di stravolgere il nostro status quo, se non ora, quando?